dato Gesù Cristo. Il passaggio dal libro di Isaia di questa domenica ci mostra come il profeta voglia consolare il popolo Israele, il popolo di Israele che sopporta una terribile prova, è infatti in esilio in Babilonia. In effetti ci riesce anche bene, per questa parte del libro di Isaia viene chiamato il libro delle consolazioni di Israele, che inizia con la frase, con l'invito molto bello: consolate, consolate il mio popolo, dice il vostro Dio. Dio è quello che ci ha salvato dalla schiavitù in Egitto, ma anche quello che redimerà e riscatterà il popolo anche dall'esilio in Babilonia, da tutti gli esili e tutte le schiavitù future, possibili. Così parla il Signore, vostro Redentore, il Santo di Israele. E cosa vuol dire Redentore? Redentore letteralmente vuol dire colui che redime o che riscatta. È la terminologia della schiavitù. Quando il popolo è diventato schiavo a Babilonia, abbiamo questo vocabolario, cioè un fratello povero viene riscattato, viene liberato. Ed è la metafora che continuiamo ad usare noi, parlando del Redentore. Quindi il Signore è colui che ha riscattato il suo popolo. Il primo Esodo dall'Egitto, e quando il Signore aprì una strada nel mare, il Mar Rosso, e condusse il popolo attraverso queste acque. E adesso si aspetta, dice Isaia, un nuovo esodo, una nuova liberazione definitiva. E quindi un segnale che ci riporta all'esodo definitivo della venuta di Cristo, Cristo come Redentore del popolo. Perché non dimentichiamo che dopo la liberazione dalla schiavitù in Egitto, il popolo incomincerà anche a mormorare, non sarà contento dopo un certo periodo nel deserto, dove incominciano le difficoltà della vita quotidiana, la mancanza di cibo, il popolo si volgerà verso il passato e dirà: non stavamo meglio durante la schiavitù, almeno avevamo da mangiare. Ci hai liberato per farci morire nel deserto? Ecco, l'esodo quindi non vuol dire solo passare il Mar Rosso, ma finalmente, definitivamente, vuol dire offrire la propria vita, essere disposti, possiamo dire, a morire per la fede, per Dio, per gli altri. Ed è una cosa nuova. Ecco, io faccio tutto nuovo. Ed è, insomma, un rapportare la Pasqua, l'Esodo, all'evento di Cristo, quindi al Nuovo Testamento, rivolto verso di noi. E noi veniamo incoraggiati, come fa Isaia a quel tempo, a riconoscere nella vita quotidiana, adesso quindi, non solo in un futuro magari lontano, la presenza del Regno di Dio, che questo riscatto, questo inizio del regno di Dio tra noi ha già cominciato, appunto. Dobbiamo imparare a riconoscere i germi del nuovo mondo, del regno di Dio, che Dio sta già costruendo adesso, e non fare come gli israeliti nel deserto, rivolgendosi al passato, alle diverse schiavitù, che magari ci danno anche qualche sicurezza in più, ma che non ci liberano per andare avanti con il Signore. Ed è questa allora la preghiera per questa settimana, che Dio ci permetta di conoscere, di credere, di comprendere la sua santità e la rivelazione del suo amore in Gesù Cristo e quindi ogni giorno tra di noi. Questo legame tra dono, grazia, quindi quello che riceviamo da Dio è quello che diamo noi,
è quello che mettiamo noi, investiamo noi nella vita quotidiana, è un tema ricorrente da Santa Edith Stein. E in una lettera del 1928 a Suor Callista Kopff scrive: progressivamente ho capito che in questo mondo ci ho domandato un'altra cosa. Allora, non fare astrazione da tutto ciò che è terrestre per vivere pensando solo alle cose di Dio. No? Persino nella vita più contemplativa non si ha il diritto di tagliare ogni relazione con il mondo. Credo persino che più si è attirati profondamente in Dio, più bisogna in questo senso uscire da se stessi, cioè andare verso il mondo per portarvi la vita divina. Ciò che conta è di avere realmente un angolo tranquillo dove si possa conversare con Dio come se non esistesse assolutamente nulla d'altro, e ciò ogni giorno. Per poter però poi ritornare nel quotidiano e scoprire la presenza del Signore ovunque noi ci troviamo.